Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Irpini Sannio TV, l'informazione scelta per voi a cura della redazione giornalistica della nostra voce.info. Anche questa mattina in compagnia dei nostri tre quotidiani provinciali delle notizie di primo piano. Iniziamo la rassegna stampa di questa mattina, giovedì 20 novembre, con il Quotidiano del Sud diretto da Gianni Festa, traffico di anabolizzanti, 13 arresti, l'operazione Movida coinvolge anche culturisti Irpini, accusati di ricettazione, ormoni e somatropina rubati in ospedali rinvenuti in Campania. L'intervento i costi della giustizia malata irpina in testa per il rischio frane, allerta in 11 comuni su 27 in Campania. La Dante Alighieri, bersaglio di Balordi, sarà abbattuta all'agonia della storica scuola di Via Piave. E Vediamo ancora alcuni richiami: lavoro e rischio, cassa integrazione per 800 operai della Denso. Politica nuovo centrodestra, fogli in attesa di Forza Italia. Sarebbe meglio la sinistra. Iriano Irpino, caso grasso, con coerenza nel PD. La truffa, assicurazione, falsa agenzia anche in città. Sturno ritrovato cadavere nel pozzo. L'anziano scomparso qualche giorno fa. Avellino. Il sindaco non ha seguito il PD, la consigliera di maggioranza di Orio durante l'ultimo consiglio ha abbandonato l'aula. Le indicazioni della direzione erano chiare: prima il programma, poi gli assessori. E Rischio frane con la mappa e il primo piano proposto dal quotidiano del sud. Rischio frane e irpigna in testa, la Regione punta ai grandi interventi, ma manca l'ordinaria manutenzione dei territori. 11 comuni della provincia di Avellino su 27 in campagna considerati ad alto pericolo. Ortolani, sei disastri servono per fare soldi, le accuse del direttore del Dipartimento di Scienze del Territorio, della Federico II. E andiamo alla politica, sarebbe meglio la sinistra. Nuovo centro-destra, il Presidente Foglia di rientro da Roma, attendiamo la decisione di Forza Italia. Cusano, vice coordinatore provinciale, chiarezza di ruoli e intesa subito. E PD, caos primario per la scelta dei candidati, stasera a tagliamento l'assemblea di De Blasio con gli amministratori locali. E lavoro, cresce il rischio di cassa integrazione alla Denso, causa crisi congiunturale, scattano gli ammortizzatori sociali e i contratti di solidarietà. E andiamo avanti con il quotidiano del sud con la notizia di apertura anabolizzanti rete di spaccio 13 gli arresti e veniamo alla provincia Interland frazioni, frizioni che scuso sul Natale Pascarosa non si faccia demagogia il delegato al commercio del comune di Atripalda. Valle del Sabato, Alta Villa, fascicoli spariti e polemica. Sel Bacchetta il consigliere Camerlengo dopo l'interrogazione. Ha creato un caso che lui stesso ha smentito con un atto pubblico. Valle del Dirno, acqua e ancora emergenza. Domenica l'incontro con la deputata Paris organizzato da Solofra Democratica. De Stefano, servono misure urgenti. Il distretto conciario rischia. Questa è la notizia richiamata dal Quotidiano del Sud. È il Vallo Lauro Baianese, Moschiano, dalla minoranza solo discredito. Il, vi, il sindaco Angelo Mazzocca replica agli attacchi. Valle Caudino, Cervinara. Presto avremo la fibra ottica, lo assicura il sindaco Filuccio Tancredi. I lavori di potenziamento dovrebbero partire all'inizio del 2015. Ariano, siamo sul tricolle, Caso e Grasso nel PD con coerenza. Il leader e il consigliere di opposizione aderiscono al partito. Ieri l'annuncio ufficiale si costituisce il gruppo nell'Assemblea cittadina. E vediamo qualche altro, qualche altro richiamo da colle, contrasti sulla data utile per tenere il consiglio sui debiti fuori bilancio. E passiamo alla Baronia Calori: Irisbus. A due giorni dall'incontro al Miser a confronto con Del Rosso: Pronto a battermi per voi. Nasce l'industria italiana autobus. Curcio, mantenere alta l'attenzione. E vediamo la notizia di richiamo anche in prima: cadavere ritrovato nel pozzo. A sturno si consuma la tragedia. Alta Irpinia, Bagnoli Nigro revoca il lavice sindaco Vivolo, il primo cittadino venuto meno, il rapporto di fiducia. L'appello basta tagli solo ai piccoli enti, dobbiamo garantire servizi minimi. Cairano il sindaco d'Angelis si ieri a 1 mattina. Calitri PD, niente più deleghe per assessori e consiglieri. Liori, il convegno, affido familiare e legami per crescere. La cessione, nuove attività eoliche a Bisaccia a Montemarano, incontro pubblico fra Sindaci sul fiume Calore. E con questa notizia, lasciamo il quotidiano del Sud per passare ad otto pagine. Otto pagine che come sempre ci presenta le due aperture, aperture per otto pagine. La Polizia Municipale scopre 15.000 polizze false, Avellino inchiesta partita dai controlli delle automobili, 10 arresti e 24 gli indagati. Sturno la tragica fine di un anziano trovato in, un fondo a un pozzo, in fondo a un pozzo, Ciriaco Carifano, 79 anni, era scomparso da più di 24 ore. E andiamo alla notizia. Di primo piano che propone otto pagine e che crea molte attese, soprattutto nell'ambiente politico. Provincia, impugnate norme e procedure. Voto Provincia: il 29 gennaio il TAR decide sul ricorso. L'oro in cucina, i ladri in casa, una, un maxi furto da 90.000 euro. Ieri a Venticano, rubati diamanti e oro, vittima un imprenditore. Avellino, nuove assunzioni per il piano di zona e tornano gli operai in Piazza Castello, sempre in città. E veniamo dalle notizie dal Saneo, da Benevento, assolti Lady Mastella e figlio e l'inchiesta, traffico farmaci, arrestati anche due sanniti. E veniamo alle pagine interne. Pagine interne con eh, otto pagine che ci propone dirigenza ASL, prima vittoria del sindacato da Cunto a Ferrante, ora serve il dialogo. E a Sillininido d'Alessio la Regione c'è dopo Lioni altre 11 strutture. Avellino decide il TAR sulle elezioni provinciali, Sarno norma incostituzionale, gli organi decadranno. Il 29 gennaio l'udienza, il Tribunale amministrativo ha fissato il dibattimento per ricorso presentato da Beppe Sarno ed altri. È una conferenza sulle idee, questa l'iniziativa del PD a livello provinciale per la conferenza programmatica che si terrà il 28 e il 29. Avellino, Piazza Castello, Operai di nuovo nel cantiere, tecnici al lavoro per blindare il progetto. Intanto, il 26 e il 27 si realizzerà la piazzola per il teatro. Avellino, Piano di Zona, Nuove Assunzioni. Ieri mattina la riunione tra i vertici del coordinamento istituzionale e gli operatori dell'ex consorzio. Avellino, Feste, Niente, so, TOSAP per illuminare Natale alla proposta della Confcommercio. Oggi, vertice in comune alle 13 per chiudere. Scoperte 15.000 polizze d'auto auto false e indagini della Polizia Municipale, che ha portato a 10 arresti e 24 gli indagati. Strage di Lauro, la sentenza a gennaio: il GIP ha calendarizzato il processo per l'ex guardia giurata Schettino, accusato di triplice omicidio. E ancora Avellino: gemellaggio tech, domenica all'intesa tra ingegneri di Avellino e L'Aquila per la gestione delle emergenze. E andiamo in provincia. Scuola e lavoro, il Degrutto, la L'Avanguardia, l'istituto industriale selezionato dal MIUR nell'ambito del progetto Buona Scuola. Siamo sul Tricolle, Mirabella, protezione civile con i fondi, una sala radio, lo annuncia Doma, Tommaso Moscato, delegato alla progettazione del, con Logosano, Taurasi, Fontana Rosa e Sant'Angelo Allesca. E in fondo pagina, tragica fine per Ciriaco, trovato morto nel Pozzo, paese sotto sciocco, l'uomo era scomparso da 20 ore. Solofra, depurazione serve coesione, emergenza idriche e tariffe. Il Codeso lancia un appello ai consiglieri regionali Spini. A Tripalda, fiume sabato, ancora silenzio. Si aspetta che la provincia effettui l'intervento di pulizia del corso d'acqua. Paura e rabbia dei cittadini. Venticano svaligiano una casa mentre la famiglia cena. Le indagini sono ancora in corso. Ascoltati i testimoni, sul caso lavorano i carabinieri di Mirabella e Clano. E c'è ancora la questione dell'ex ospedale San Giacomo, il sindaco non può essere un presidio, non può essere un presidio sanitario. E la... Cedonia, la 16 mesi di maledizione del convegno sulla polizia locale, attesi nei locali del teatro cittadino, circa 80 rappresentanti nei comuni di tutte le regioni dell'Italia settentrionale. Calitri di Guglielmo in Metallo escono dall'esecutivo, il PD decide di incontrare i cittadini. Cairano, il più povero d'Italia, ma anche il più bello, il sindaco del piccolo centro di ospite di 1 mattina. Lioni al consorzio il convegno sull'affido familiare, sabato. Annusco il dibattito. Newman Gifuni. Caposele, la, la pugliese trasferisce l'acqua indebitamente. La minoranza attende la convocazione del sindaco. E andiamo a Mugnano del Cardinale: un solo comune, due pro loco, annulla e valso il tentativo di mediazione proposto dall'amministrazione comunale. E a Lauro, Museo, Bossone senza un progetto, il sindaco diserta il consiglio convocato per trattare il rilancio dell'esposizione. E passiamo al Sannio, passiamo alla città di Benevento: i senza casa bloccano la città. Anagrafe, utenza subito. Benevento, riparte la caccia ai veleni tombati. Forestale Arpac, questa mattina in azione appalmentata di Sant'Agata dei Goti. Questo caso che è diventato oramai di ribalta nazionale. Stangata Imun, in arrivo terreni agricoli tassati per finanziare gli 80 euro, in arrivo il decreto che riduce l'elenco dei centri esonerati. si salvano solo 11 paesi, si pagherà anche nel capologo. Primaria PD caccia le firme, consultazione ancora in forse, ma lunedì scade i termini per le candidature. E anabolizzanti nelle palestre, 13 persone arrestate dai NAS, processo quattro noti. il Tribunale decide le assoluzioni e le prescrizioni. Estorsione, il fatto non sussiste per Sandra Leonardo Mastella e il figlio e altre quattro persone. Reati estinti per cinque imputati. Provincia, Bonea perseguitata dalla camorra, la polemica, parole sciocche del parroco da poco trasferito dall'arcivescovo. Santa Agata dei Goti, via Santisi Grillini, va messa in sicurezza. Denuncia del movimento che raccoglie le testimonianze di alcuni cittadini. San Giorgio del Sannio, l'incidente, botte risposte, via Spinelli. Vi racconto la mia verità, parla il cittadino investito pochi giorni fa. Ato si va verso l'approvazione. Oggi, confronti in aula sul documento sottoscritto dal sindaco. Et. Taburno Titerno, l'anno zero dell'extravergine dopo la mosca oleare, il rischio dei piccoli il truffa, truffatori in azione monito di un produttore. L'olio sulla piazza di Bari tocca quota 7 euro, comprando una cisterna tra 300 quintali diffidate da chi offre prezzi minori. Cerreto Sannita toponomastica quel duello tra le famiglie Garafa e Savoia. San Bartolomeo. L'alunno aggredito di nuovo ricoverato in ospedale, il ragazzo accusato di dolori all'addome era tornato a casa ad inizio novembre. E chiudiamo con otto pagine con la notizia: La Forturina, una grande opportunità di sviluppo grazie alla nostra progettualità. Oggi il paese ha un volto nuovo. E con questa notizia, lasciamo otto pagine per passare al mattino di Avellino. Polo, Valle Ufitasi, sì, all'area franca, dall'Irisbus all'Ila, lo stabilimento. Di Flumeri, la Pria Gennaio operai, la nostra lotta pagato. Basso i sindaci d'accordo con Del Rosso, piattaforma logistica legata al porto di Taranto. Altre notizie proposte dal mattino: piano di zona, nessun taglio, nuove assunzioni. Doping nelle, nelle palestre, due irpini nell'inchiesta, ambiente quarta vasca a, spu, a Pustarsa, c'è il via libera e Rastelli contro il Varese, torna all'antico. Intanto altre notizie. Proposte dal mattino, caso è grasso perché noi nel PD Volturara finanziate le attività anti-allagamento, solo fra emergenza idrica appello al governo. Clonano l'agenzia e stampano contratti assicurativi falsi. Questa è la denuncia, identità rubata ad un agente assicurativo di Avellino, inchiesta della procura di Napoli, 15.000 polizze Tarocco, farmaci cinesi ai palestrati, ordini su Facebook, due irpini coinvolti nell'inchiesta favorivano l'acquisto dei prodotti risultati poi nocivi. Dall'ex Irisbus il polo logistico in Valle Ufita, l'ipotesi di Del Rosso, dell'area franca con Taranto, basso un riferimento mediterraneo. I sindaci, così si rilancia l'area, ma, ma ora non saranno tollerati i ritardi. Scarpa dall'Irpine a Napoli in piazza contro Renzi la manifestazione, e veniamo alle questioni di Avellino: il piano di zona non taglia e raddoppia gli addetti entro l'anno 50 Assunzioni. Piazza Castello, la piattaforma della Discordia. Da mercoledì i lavori i commercianti insorgono. Il comune pensa soltanto al teatro. Stop agli allagamenti, risorse della regione, 60.000 euro per la sicurezza del torrente Meroli che invade il centro urbano ad ogni pioggia intensa. Siamo a Volturara. Montemarano, patto per il fiume Calore, Comuni e Associazioni varano la strategia. Discarica di, eh, di Pustarza, la quarta vasca si farà. La provincia accelera sul cantiere, l'opera serve ad evitare trasferimenti di rifiuti più costosi. Forestali dell'Ufita, protesta infinita, niente risposte sulle ore di lavoro. Entrano in casa, la notizia di cronaca da Venticano: entrano in casa e rubano beni per 90.000 euro. I ladri hanno svaliggiato il primo piano mentre i proprietari erano in soggiorno. Caso, città nel degrado, il PD può rilanciarla. L'impegno del consigliere in conferenza stampa congresso dopo l'adesione ai Democrat e Ariano. Il giudice di pace apre le udienze in tribunale. Carcere, piove nel nuovo padiglione e protesta. E con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina. Grazie della vostra attenzione e appuntamento a domani mattina con la nostra rassegna stampa.